È lì. Mi vuoi sposare? No. No. Ciao a tutti amici di Pillole, questo weekend è il weekend della proposta di matrimonio. Ebbene sì ragazzi, devo chiedere ad Elizabeth di sposarmi. Ci siamo! La cosa fondamentale innanzitutto è recuperare un anello, e qui me l'hanno portato apposta in totale segretezza. Non so come nasconderlo a Eli, sappiate che è una cosa pazzesca. Grazie Matti. Un piacere, Gianlu. Poi bisogna chiamare i genitori della sposa per sapere se sono d'accordo. Pronto? Ehi Piero, ciao, sono Gianluigi. Gianluigi, ciao bello. Senti, ti devo chiedere una cosa molto importante. Ti devo chiedere, per tradizione, la mano di tua figlia. Ah, e la mano la puoi chiedere solo davanti a un piatto di ricci. Ciao Piero. Ciao. Ecco come sono i pugliesi. Basta un piatto di ricci, ti danno pure la figlia. E poi ragazzi, bisogna organizzare una sorpresa. E adesso vi mostro come è andata a finire. Ora siamo in carovana, tutti verso il luogo dove avverrà la tua proposta. Ci abbiamo solo il sì. O è sì o è un problema. A Gianluigi dovete pagarci la cena stasera. E chi ha detto che non la pagherà? La pagherà. Sei sicura di voler sposare Elizabeth? Ascanio, ehi, stiamo perdendo i pezzi ragazzi qua. Ragazzi, ce la faremo, non vi preoccupate. Intanto seguiamo Giallo sul telefono. Stanno per entrare sotto l'arco, qui siamo tutti pronti. Dico, ma sotto l'arco? Sono stato colpito da questo zaino verde, quindi vi vorrei un attimo qui. Molto bene. Che voglio dedicargli una canzone, farei una cosa un po' diversa per farci. Adesso dobbiamo chiedere l'approvazione finale dei fratelli. Quella? Bello, approva? No. Allora, la tradizione vuole che al fratello bisogna regalare un orologio. Da qualche parte c'è la pregazione. Oh, Madonna, it's beautiful.
la cosa che posso dire? La da trattabone, eh? I don't know if that's right. La da trattabone, se no povera te, povera te, povera te. Sposo.